Spettatore, siamo in presenza con l'assessore Daniele Greco al turismo, a quale chiediamo il perché di questa manifestazione. Il perché è semplice, aprile arriva e come avevo detto già in una riunione fatta con le associazioni, avevo intenzione di dedicare, ce l'ho, l'intenzione di dedicare il mese di aprile ad Adelaide, alla regina Adelaide. E quindi un insieme di manifestazioni si faranno ogni fine settimana, tranne la settimana di Pasqua, perché chiaramente con i riti pasquali bisognerà saltarle, manca farla apposta. Quest'anno Pasqua è proprio nel periodo in cui Adelaide muore, il 16 di aprile, però verrà spostata. Verrà spostata la messa in memoria di Adelaide in cattedrale, dove avremo il cardinale e arcivescovo emerito di Palermo, Monsignor Romeo, insieme al capitolo cattedrale e al vescovo. E quindi si celebrerà questa funzione in onore di Adelaide per ricordarla. L'appuntamento più prossimo invece è il 2 di aprile. Il 2 di aprile ci troveremo tutti alla Porta Reale, che per chi non sapesse è quel pilastro che è rimasto della Porta Reale che porta in Piazza Scaffini, Piazza Municipio. La ricostruzione ideale della porta verrà fatta, quindi avremo l'arco reale e la strada, che sarà anche arricchita con pannelli che racconteranno degli episodi di vita del Gran Conte Ruggero e di Adelaide, saranno apposti in alcune porte che man mano verranno poi completate nel giro del mese, nell'arco del mese. E il Gran Conte Ruggero con la Gran Contessa di Sicilia Adelaide verranno ad accoglierci alla Porta Reale, si taglierà il nastro e si entrerà in questa atmosfera medievale, dove tra cantastorie che racconteranno la storia di Adelaide, tra balletti medievali, delle musiche medievali e così via, e diciamo che cercheremo di ricostruire quello che naturalmente era l'ambiente medievale nel posto. Insomma, un grande revival di quando la città di Patti era più importante di oggi. Sicuramente la città di Patti è sempre stata importante, forse è stata tenuta un po' più meno in evidenza. Ecco, adesso cerchiamo, anche perché visto anche il Covid che ci ha fermati per un po' di tempo e quindi ci ha fatto dimenticare tante cose, adesso cerchiamo sicuramente di riprenderla, di riportarla di nuovo a quella che è sempre stata. Ecco, assessore, ci può anticipare qualche altra iniziativa che hai in corpo di fare? Ma certo, per quanto riguarda Adelaide, volevo completare, ci saranno anche delle cose più culturali, quindi delle belle conferenze che saranno sicuramente saranno gestite, saranno organizzate dal liceo, avremo le scuole saranno tutte interessate, l'istituto comprensivo numero 3 Luigi Pirandello farà delle belle cose per quanto riguarda i cantastorie, l'istituto Lombardo Radice diciamo che farà anche delle belle composizioni in mattonelle che verranno poi poste in quello slargo che c'è salendo sulla sinistra nella strada che porta sempre al municipio. E se dimentico qualcuno, anche l'istituto tecnico farà un pannello. Il liceo Vittorio Emanuele III invece organizzerà una bella conferenza ed esporrà il drappo di Adelaide sul portone del liceo, drappo preso, dove si presume che il volto di Adelaide sia quello suo, è stato preso dal convento di Fragalà, dal monastero di Fragalà. Ecco, come dicevo prima, ci può anticipare qualche cosa che hai in corpo di fare? Beh, cose ne ho tante, bisogna vedere, stiamo facendo tutto in economia. Noi non facciamo pesare niente sul bilancio del comune. Questa manifestazione è veramente fatta con le nostre risorse, con quello che abbiamo. Mettiamo in produzione tutte le cose che nella città esistono e quindi con poca spesa. Anche il maggio sarà un maggio dedicato alla cultura, alla musica e al libro. E quindi tutto quello che la città offre come musicisti, come artisti, come lettori e così via verrà sicuramente messo in movimento. Grazie.